Fedez, il famoso rapper italiano. È stato portato d'urgenza al pronto soccorso il 28 settembre e attualmente è ricoverato all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano a causa di due ulcere che hanno causato un'emorragia interna. Venerdì sera, ha comunicato questa causa tramite i social media. È stato salvato grazie a due trasfusioni di sangue. Ci sono stati sospetti sulla sua salute quando ha mantenuto il silenzio sui social e sua moglie, Chiara Ferragni, è tornata precipitosamente dalla settimana della moda di Parigi. Fedez ha successivamente spiegato l'accaduto, suscitando domande sulla possibile connessione tra questo malessere e il tumore che ha sconfitto poco più di un anno fa. Il chirurgo Massimo Falconi, che ha operato Fedez nel 2022, ha suggerito che le ulcere potrebbero essere una conseguenza dell'intervento al pancreas. Ha spiegato che queste ulcere si sono formate vicino al sito in cui è stata fatta l'operazione chirurgica. Il medico ha espresso fiducia nella pronta guarigione del cantante. Si è appreso che Fedez si è sentito male mentre si preparava a volare a Los Angeles e ha chiamato il 118 a causa di forti dolori addominali. I medici hanno disposto il suo ricovero d'urgenza. Dopo essere arrivato in pronto soccorso, è stato sottoposto a un esame endoscopico che ha rivelato l'emorragia interna e le ulcerazioni. A causa della perdita di sangue, è stato sottoposto a due trasfusioni di sangue. Le cure mirano a guarire le ulcerazioni dell'apparato digerente mediante l'uso di protettori gastrici per ridurre le secrezioni acide dello stomaco. Dato l'intervento chirurgico invasivo che aveva subito nel 2022, Fedez dovrà seguire un rigoroso regime alimentare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni dei medici una volta tornato a casa con la sua famiglia. La giovane età del cantante dovrebbe favorire una rapida guarigione.